Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno del nostro telegiornale apertura dedicata allo sport e in particolar modo al calcio. Con una doppietta di Davis, Curiale e Lecce batte 2-1 il Benevento, una diretta concorrente, e ottiene così i 3 punti, gli ultimi del 2015, che permette ai giallorossi di rilanciarsi nella classifica. Una gara che è sembrata scritta dal miglior sceneggiato di thriller, dove si sono alternati lo svantaggio, la rimonta, la sofferenza e la paura del gol del pareggio, poi annullato. Una squadra, quella vista ieri, capace di reagire allo svantaggio, rimontare e soffrire per portare a casa l'intera posta in palio. Tra i migliori si registrano, oltre all'attaccante siciliano, Perucchini, Capitan Papini e Salvi. Da rivedere Vexei, male, anzi malissimo, Davide Moscardelli, che ieri è apparso stanco e fuori forma. Adesso appuntamento al 2016, quando a Rieti i salentini saranno impegnati nella prima sfida dell'anno contro la Lupa Castelli. Cambiamo argomento, passiamo alla politica, un'ulteriore tappa del percorso che condurrà alla costituzione del distretto turistico nel Salento, quella tenutasi oggi presso la prefettura di Lecce. A seguire all'adesione del protocollo d'intesa firmato lo scorso 17 novembre da parte di tutti e 97 comuni della provincia, l'idea sta riscuotendo un successo notevole, considerando anche la forte vocazione turistica del territorio. Presenti, oltre al presidente della provincia e vari primi cittadini, anche un rappresentante del MIBACT, delle istituzioni pubbliche direttamente coinvolte nel progetto, della Camera di Commercio, dei sindacati e ovviamente delle associazioni di categoria operanti nel territorio. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Un 25enne originario dello Sri Lanka avrebbe aggredito 2 amici della sua ex ragazza perché contrario alla loro frequentazione. Inoltre ha anche ricevuto un deferimento per guida in stato di ebbrezza e percosse. Pare infatti, stando alla versione fornitaci dagli agenti, che il cittadino straniero a bordo di una moto abbia prima bloccato la strada ai 2 amici che stavano accompagnando la giovane donna. Più avanti, assicuratisi che fosse rincasata, sono stati raggiunti dallo stesso e uno dei 2 anche aggredito. Sul posto è sopraggiunta una volante della polizia, che poi ha effettuato l'alcol test al presunto aggressore, risultato positivo. E concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca. Un agente di polizia in servizio presso la prefettura di Lecce ieri ha rinvenuto nei pressi dell'angolo del portone che si affaccia verso piazza Santa Croce un involucro contenente della sostanza stupefacente. Dai successivi accertamenti si appurava che nell'involucro vi fosse della droga del tipo hashish, del peso netto di 0,61 grammi e 0,99 grammi lordi di marijuana. Probabilmente la sostanza era stata nascosta in quel luogo da qualche spacciatore, ritenendolo sicuro. Bene, termina qui anche per oggi il nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.lecenews24.it, anche su versione mobile. Grazie, arrivederci.